Ciao a tutti amici di extremeorder.com. Oggi vedremo questo nuovo prodotto di casa Asus. Si tratta delle Asus Orion Pro, un headset da gaming di recente produzione da parte del colosso Asus, e vediamo la confezione. La confezione riprende quello che è lo stile delle confezioni, diciamo, per cuffie ed headset, caratterizzata da una parte che mette in vista il prodotto, come questa qui. Ci lascia intravedere un padiglione delle cuffie e il logo ROG. Vengono indicate nella parte frontale alcune specifiche importanti per il produttore che riguardano le cuffie, ma che sono riprese poi in modo dettagliato nella parte posteriore, indicando anche le specifiche più tecniche delle cuffie e dei driver stessi. Vediamo quindi cosa ci dice la confezione. Si tratta appunto delle Orion Pro, possiamo notare il carattere cangiante sulla confezione. Si tratta di cuffie driver free con processore USB on the go. Abbiamo la virtualizzazione del suono, un 7.1 con un amplificatore USB e un equalizzatore specifico per gli FPS. Sono dotate di driver da 50 mm al neodym, se si pronuncia così, non so bene la pronuncia, scusate, e dei padiglioni da 100 mm over ear che dovrebbero anche garantire un buon comfort. Notiamo anche che è stato curato in modo particolare l'isolamento, abbiamo un 30 dB di isolamento effettivi. Nella parte posteriore vengono riprese alcune informazioni che abbiamo già visto da davanti. Appunto, si tratta, viene evidenziata la presenza di un controller driver free, appunto driverless USB hardware DSP, Digital Signal Processor. Abbiamo un 7.1 Virtual Surround, un amplificatore USB e un equalizzatore per gli FPS. Tutto tramite dei pulsanti sul controller che possiamo vedere qui, e quindi presenta il controller inline che ogni tanto esce nella confezione sbattendolo. Eccola qua. È presente un microfono che è possibile ritirare e far entrare nella confezione, un controller inline del volume e dei cavi in treccia, con probabilmente un dispositivo per, diciamo, riavvolgerli o ritirarli. Le specifiche tecniche dei driver sono appunto delle 50 mm con 32 ohm di impedenza. Abbiamo un range di risposta di 20 Hz, 20 kHz, quindi diciamo una risposta standard, normale, ma che è più che sufficiente per sfruttare al meglio le cuffie, diciamo. Un isolamento di 30, maggiore di 30 dB. E poi abbiamo un microfono bidirezionale con meno 30 dB di sensibilità. Il peso complessivo delle cuffie è 268 grammi. E poi ci viene informato che siamo informati che c'è un cavo da 2,5 metri e ci dicono anche le dimensioni del prodotto, ma che lasciano un po' il tempo che trovano essendo le cuffie. Apriamo la confezione, quindi ecco qui la scatola. Vediamo un attimino cosa esce dal prodotto. Davanti, dietro ci sono. Ok, scatola aperta. Allora, ecco qui cosa abbiamo nella parte posteriore. Allora, sì, nella confezione troviamo dei manuali utente per iniziare a usare il prodotto e anche un opuscolo che riguarda la garanzia. Manuale comprende l'italiano? Sì, comprende i pattern italiano, pagina 11. Ecco qua, descrizione delle cuffie. Sono giusto 2 pagine di introduzione al materiale, niente di particolare, ecco. Allora, poi qui abbiamo il dispositivo, diciamo, che ci dovrebbe aiutare per ritirare il cavo in gomma. Eccolo qui, che ci aiuta a riavvolgere il cavo durante l'utilizzo. Può essere utile. Poi abbiamo le cuffie, eccole qui. Notiamo con piacere che è possibile collegare direttamente le cuffie al computer a questo punto, perché sono staccate dal driver USB, eccolo qui, che è il controllo, poi volume, eccetera, eccetera, che abbiamo visto nella confezione, i connettori placcati oro e i cavi singoli. Quindi potremo direttamente collegare queste cuffie al nostro computer e quindi sfruttare in modalità stereo, non ovviamente 7.1 o anche 7.1 usando la virtualizzazione della scheda audio dedicata integrata se ne ha la possibilità. Vediamo la scheda audio USB di queste cuffie. Togliamo il sigillo qua dal connettore. Ok, allora il connettore non è placcato oro, ma non è un problema. Il cavo è sempre in treccia di tessuto, come abbiamo visto nella parte
collegata alle cuffie, ed ecco qua il controller che ci permette di gestire l'equalizzatore, molto probabilmente il surround 7.1 e l'amplificatore USB. Abbiamo ingresso per microfono e cuffie, ovviamente. Passiamo quindi alle cuffie stesse, vediamo un attimino di organizzare meglio gli spazi. Allora, le cuffie sono agganciate giustamente da dei sigilli nella parte posteriore che tengono fermo il prodotto e evitano che si possa muovere all'interno della confezione. Ecco qua, stacchiamo sia l'uno che l'altro. Ok, e rimuoviamolo dalla confezione. Togliamo anche le graffette che tenevano per me le cuffie, ed ecco qua le cuffie. La parte laterale mostra il logo ROG, protetto da una pellicola che evita al materiale di rovinarsi, probabilmente di metallo, vedremo meglio successivamente. Archetto in plastica, come possiamo notare, che permette la regolazione delle cuffie a livello di altezza e nasconde delle pendici in metallo, che offrono anche una buona elasticità alla cuffia, meglio su entrambe le parti. Non è possibile, non sono presenti le rotazioni dei padiglioni, quindi le cuffie sostanzialmente possono soltanto essere regolate in altezza, ma che poi è l'aspetto fondamentale. L'archetto è imbottito, come possiamo vedere, in modo, diciamo, abbondante, ed è realizzato in una, sembra plastica, finta pelle, abbastanza soffice al tatto, quindi dovrebbe garantire un buon comfort durante l'utilizzo. Ecco i padiglioni stessi, imbottiti anch'essi in probabilmente ecopelle, molto morbidi anche queste imbottiture. All'interno il driver è coperto da una garza, diciamo, una rete rossa in tessuto. L'estetica è curata molto nel livello nella parte esterna, vediamo una rete metallica che dà motivo sotto il logo ROG, si può apprezzare più o meno, sì, e una cornice rossa all'esterno che riprende comunque i colori che sono famosi per il marchio. Abbiamo il microfono estraibile, flessibile, molto flessibile, come possiamo vedere, decisamente flessibile, che può essere tirato facilmente all'interno del driver, come abbiamo già visto sulle cuffie di casa SteelSeries. Molto comoda questo tipo di implementazione, che permette di nascondere il microfono quando non ci serve o se non lo vogliamo proprio usare. Il peso delle cuffie è contenuto, tutto sommato le cuffie sono leggere, risultano anche abbastanza piacevoli al tatto. La plastica è di una finitura opaca, come possiamo vedere, e sono decisamente flessibili. Vedremo durante il corso della recensione alcune impressioni di utilizzo su questo prodotto, come si comporterà, come delle impressioni sulla virtualizzazione 7.1. Ah, ecco, una cosa che ho dimenticato, magari l'abbiamo vista, il controller inline con regolazione di volume, la possibilità di mettere in muto il microfono, ecco qui. Giriamolo nel verso giusto, così possiamo apprezzare anche il logo ROG. Vedremo nel corso della recensione sul nostro portale appunto le impressioni di utilizzo di queste cuffie, e soprattutto le funzionalità e cosa cambia con le modalità del DSP integrato. Continuate quindi a seguirci sul nostro sito www.extremehardware.com o sotto l'apparecchio lo staff.